SWS News, 10 marzo, ore 13.45, puntualissimi. Questo è naturalmente il nostro quotidiano di informazione sportiva. Con me Andrea Longoni quest'oggi. Un saluto a Gianluca e a tutti voi. Iniziamo subito con la rassegna stampa, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Higuain Bacca. Insomma, magari avessimo preso una palma anziché Gasparini quell'anno, invece non fu così. Juve doppia rivincita, dice il Corriere dello Sport, anticipo di lusso. Allegri sfida il Milan, che l'ha battuto due volte. Intanto il closing tra la società rossonera e i cinesi slitta ancora. E poi attenzione, cari amici, al taglio centrale, perché come sapete l'Inter ha già acquistato Bernardeschi. Oggi è il giorno di Berardi, domani quello di Verratti, dopodomani quello di Belotti. E quindi via libera del Sassuolo, i nerazzurri pronti a chiudere l'attaccante primo obiettivo, Berardi all'Inter. In arrivo maxi offerta di Sunin per il giocatore giudicato dal club ideale per formare con Icardi una super tandem davanti. Allora adesso noi dovremmo subito entrare nelle pagine interne, ma prima il servizio di Davide Russo De Cerame, che ci introduce Juventus-Milan questa sera al J Stadium. Davide Russo De Cerame. Flash, perché c'è già Luca Momblano dall'altra parte. Furio, come te la senti, sinceramente, in due parole? Se mi dai il pareggio adesso, mi godo il sole tutto pomeriggio qua a Milano, che c'è anche un bel passaggio che piace a me, a te e a Andrea. Quei passaggi lì è ci una piacciono. Grande città questa. Ci piacciono sempre, Furio. Vedo che sei giustamente sul pezzo, da quel lato lì fai benissimo. Io ti ringrazio e ti saluto. E ciao, guarda, ragazzi, anche per me, che sono qui. E io invece, ognuno c'ha chi è. Io vado da Luca Momblano, per carità, perché il lavoro è lavoro. Caro Luca, come va? Ciao Gianluca. Ciao, ultime di casa Juve. Seconda parte del nostro telegiornale, continuiamo quindi su Juventus-Milan e continuiamo andando sulla Gazzetta dello Sport a pagina 4 e in particolare sulla psicologia di Allegri. Il Barça insegna, vietato rilassarsi, il tecnico serve una Juventus seria, niente è scritto nei quarti di Champions, nello scudetto. Giustamente Allegri cerca di tenere alta la tensione dei suoi. Addirittura siamo al Venerdì Santo adesso, quindi due giorni prima di Pasqua, giusto per mischiare un po' sacro e profano. Oggi altri 100 milioni di caparra. Avevamo parlato del 31 marzo, avevamo parlato poi, perché si erano resi conto che il 1 aprile suonava un pochino ironico. Poi il 7 aprile, insomma, adesso la nuova deadline è per il Venerdì Santo, il 14 aprile. E chissà che poi non ci sia, mischio sacro e profano prima di andare in pubblicità, la vera resurrezione dopo proprio del Milan. Ci vediamo tra qualche istante? Ci vediamo tra qualche istante. E devo dire che poi questo concetto è stato ribadito da Massimo Moratti, oltre che a Signorelli in questa circostanza, anche da Pericalcio, dicendo Suning ha soldi, obiettivi chiari e naturalmente tanta voglia di fare. Quindi un Moratti fiducioso. E noi abbiamo la chiusura adesso, ma ci ritroviamo alle 15.30 per la riunione di redazione. Stasera non perdete assolutamente la cronaca di Juventus-Milan e ovviamente anche in seguito la moviola e le discussioni insieme come sempre fino a l'una. Grazie Gianluca. Ciao, grazie a te Andrea. Ciao. Buon pomeriggio. Per noi, dire faccio un gol.